questa sera, insieme con l'associazione Amico Giardiniere, per questo incontro che pensavamo da un po' di tempo. Le prove generali con la gentilissima dottoressa Lussasso le avevamo già fatte in un incontro in sede. Quella di oggi si propone di essere un momento sia divulgativo sia di conoscenza, qualcosa di molto utile e molto pratico, diciamo. Quindi do il benvenuto a nome di Amico Giardiniere. Io sono Francesco Pantechini, presidente di Amico Giardiniere, partner l'associazione di Pisca che ha dato vita come logo verde al progetto La Prima Pulita, con cui collaboriamo, di cui parleremo poi diffusamente, Veritas, il partner indispensabile perché una parte del nostro lavoro, ma non tutto, è quello di raccogliere i materiali dispersi sia in ambiente urbano che in ambiente naturale. E Veritas ha costantemente fatto uno sforzo per cercare di costruire una partnership con noi, piano di fiducia, anche se essendo comunque dipendente dalle finanze comunali non è semplice per Veritas aprire dei capitoli di spesa aggiuntivi per smaltire le discariche abusive che purtroppo sul nostro territorio abbondano e i materiali flottanti. Il discorso dei flottanti è sempre un po' difficile. Di chi sono le immondizie che sono nel mare, nella laguna, nei fiumi? Di chi le raccoglie? E allora a volte i comuni vorrebbero dire non raccoglierle, perché se no dopo ci tocca a noi smaltirle, pagare, eccetera. Allora, per chi non lo sa, quasi tutti ci conoscono o sono soci, però mi sembrava un po' meglio. Prego. Ecco, i nomi, i argomenti, il progetto della comunità, facendo due chiacchiere su questa primavera, vi ho messo un elenco di date, io presento solo il fatto che domani ti avesse voglia di spiegare un po' di semi in sede a Brondolo in via Padre Emilio Venturini, siamo lì che lunedì avremo i vincitori del concorso che fanno la gita in barena con la vista naturalistica, 19 bene diciamo l'estate di San Michele Arcangelo che abbiamo ricomposto in sede sempre, e poi il 21 Nino Cometti. Ciao. Grazie Francesco, grazie. Signori, buongiorno, sono Nino Cometti, sono presidente della SD Pesca Sportiva in Mare e ideatore del progetto Loro. Che cosa combiniamo noi? Noi facciamo le pulizie degli arenili, degli argini, delle spiagge come servono. Da cosa è nata questa cosa? Io prima ero un pescatore normalissimo, anche uno di quelli che eventualmente buttava il sacchettino, il blister, la cosina. Un momento, io sono partito proprio, cioè così, ci siamo accorti andando a pescare, quando eravamo fermi in ancora, queste cose passavano, non era bello vedere tutte queste plastiche, questi sacchetti, queste bottiglie, queste cassette di pulizia. Amici, cosa dite? Il mare dà, cerchiamo di dare qualcosa a noi. Ci siamo ritrovati e abbiamo raccolto, abbiamo cominciato a trovare soddisfazione cioè da fare del bene. Questa soddisfazione si è ingrandita, abbiamo dato un nome a questa soddisfazione che è il progetto Laguna Pulita. Da 7 anni facciamo delle pulizie mensili tutti i mesi, saltiamo 2 mesi in inverno, cioè gennaio, febbraio, sui mesi più freddi, il resto lo facciamo tutti i mesi. Abbiamo preso di mira 2 punti particolari per le pulizie, che è la Sacatoro e un altro punto che abbiamo trovato in laguna, dove che sarebbe c'è l'isola del Reghero, dove i venti e le correnti aiutano il nostro operato, cioè accumulano il materiale e grazie ai venti e alle bore e alle mareggiate noi riusciamo a restringere il campo di ricerca e fare queste raccolte. La mia è una SD di pesca sportiva con un progetto che è il progetto Laguna Pulita. Un giorno mi è venuta anche l'idea di comprare una barchetta, che è il cuore di laguna, abbiamo fatto con Francesco, che abbiamo fatto questa idea, funziona tutti gli anni, o parte da Brondolo, e quindi ringrazio anche Roberto Boscolo che approva e ci ha adottato come associazione, o parte da Brondolo o parte dal centro di Chioggia, e grazie anche a Paolo Penzo,
settimanalmente, e soprattutto a Rigo e Antonello, che escono settimanalmente e fanno quello che possono, perché naturalmente è un ambiente abbastanza particolare e si raccoglie quello che si trova. Alle mie raccolte c'è un'abitudine: alla fine delle nostre raccolte facciamo da mangiare, facciamo le grigliate, facciamo i panini, facciamo le salsicce, in base a quello che ci dà, che ci permettono di fare tutti gli sponsor. Io vado avanti con gli sponsor, non ho banche eccetera, ma andiamo avanti, ho 26 sponsor che mi seguono da anni, sono circa 7 anni che gli sponsor mi seguono, quindi sono contentissimo e riusciamo a portare avanti il progetto molto bene, quindi non mi posso lamentare. Sì, un calendario comune è già stato un grande filo, sì. Perché a volte era capitato in passato, come niente, non dovere magari nella stessa data, due pulizie, mi hanno detto, no, cazzo, siccome siamo due persone a serie e lavoriamo costantemente su questo tema, che alla luna ci teniamo, cerchiamo di raggruppare. La marca, se possibile, siamo sulla stessa barca, dobbiamo comprare insieme la barca. Ringrazio tutti i miei sponsor, assolutamente, non posso dimenticarmi, li ringrazio tutti, non posso nominarli una volta, perché è lunga la lista, e sono gli unici che ci permettono di andare avanti. Ma andare avanti cosa vuol dire? Comprare i sacchi, comprare eventualmente i guanti, perché i guanti non pare che non ce ne siano più, non arrivano più, arrivano i sacchi, e c'è da pagare la benzina della barchetta, c'è da pagare la benzina della barca, c'è da pagare tutte le cose che si fanno andando a fare le pulizie, e quindi grazie assolutamente a tutti gli sponsor che permettono di sono quindi un grande applauso, un po' che dopo buon lavoro. E poi leggo l'email di Serena Berini. Grazie al presidente e al grazie ai padroni di casa della Sala di Saline e la Luna Pulita. E diciamo che occasioni come queste sono importantissime. Prima ho sentito dire che adesso la cosa più importante di tutte, anche io faccio volontariato, è forse la cosa che tante persone non ci si pensa fin da subito, è il tempo che si dà, il tempo che effettivamente si dona, perché effettivamente nessuno te lo ridarà mai più indietro. È un qualcosa che si fa perché si sente di fare qualcosa che sia fa star bene e sia fa star bene anche in questo caso l'ambiente. Quindi avere la possibilità per noi che ci viviamo, ma anche per i turisti e tutti quelli che vivono sia il nostro territorio e sia la laguna in questo caso, penso sia il dono più grande che possiamo fare. Quindi grazie ancora, veramente. Grazie. Gentilissimo signor professor Panteghini, lettera dell'assessoressa De Perini che era in un evento concomitante. Come annunciato già per le vie brevi, non potrò essere presente al vostro incontro a causa di impegni istituzionali concomitanti che avevo già precedentemente preso. Ci tengo però a far pervenire a tutti voi organizzatori e a tutta l'assemblea un caloroso saluto da parte dell'amministrazione comunale e mio. Iniziative come le vostre sono sempre molto preziose nel nostro territorio. Condividiamo la sensibilità per il rispetto dell'ambiente, un tema che riguarda e tocca da vicino tutti, esulando da qualsiasi divisione che sia politica, ideologica o di altra natura. L'ambiente in cui viviamo è di tutti e proprio per questo motivo tutti abbiamo il dovere di salvaguardarlo anche per il quotidiano, con piccoli gesti, pensando sì al domani ma partendo già da oggi. Rinnovo quindi i miei complimenti e ringraziamenti a tutti voi che avete impiegato tempo ed energie da condividere con la città con una grandissima passione che merita decisamente un applauso. Un applauso per noi volontari.